Ora. Buongiorno e bentornati alle cronache quotidiane. Noi non vorremmo parlare dell'argomento di cui parleremo, però è necessario, Grazie, ai noi continuare a parlare cioè, comunque anche. lo stiamo mettendo al suo Poi, ospite. No, no, esatto, aspetta, aspetta, ma non solo non agio, vorremmo parlare dell'argomento, ma pure l'ospite quando ci c'è sta un po' Serena sui io sono coglioni. sempre a mio agio, quindi No, dico, però è bello dire, sì, non ma ci siamo parlare di dai, questa cosa qui. tanto poi. Cioè, vogliamo Questo... No, vai avanti, no, vai. diciamo, parleremo di una cosa di cui non ci frega un belino con uno che ci sta sui coglioni. Andiamo Esatto, avanti, dai. andiamo avanti. questa tecnicamente, Giovanni, si chiama interpretazione fantasiosa. Perché io stavo per dire un'altra cosa, non vorremmo parlare della pandemia, perché vorremmo essere usciti da questa situazione, No. ma ci tocca farlo. E oggi siamo particolarmente, però ci risolleva il fatto di farlo insieme a un carissimo amico, Ecco, che cioè il professor ma Giovanni che Borgetti, professore, vabbè. ricercatore, tutti i professori in Tutti i Italia, professori, non si nega a ricercatore nessuno, tecnicamente, professore. allora Voglio dire. Tutti i presidenti, tutti i professori. Ricercatore di diritto pubblico all'Università di Torino, nostro grande amico per sua sventura, esperto di questioni cruccofile, Da sempre, germanofile, da sempre. e proprio per questo l'abbiamo chiamato, perché ci stiamo accorgendo che mentre negli altri paesi c'è non voglio anticipare la mia domanda, però c'è una giurisprudenza, inizia ad esserci una giurisprudenza nutrita sulle limitazioni che i governi hanno approvato per appunto limitare i contagi. In Italia sembra appunto che la situazione sia un po' più piatta dal punto di vista giurisprudenziale e volevamo appunto parlare con Giovanni delle più recenti pronunce tedesche, anche perché noi non parliamo tedesco, quindi se non ce le spiega lui non riusciamo a capirle. È Giovanni, un giudice benvenuto, a Berlino. mi dispiace Grazie mille. che mi Come abbia rovinato dicevo, ho l'introduzione. raggiunto il mio obiettivo di diventare parte di questa striscia fantastica di puntate delle vostre cronache. Grazie, Quando grazie. si dice, se non ce lo dicono gli amici. Esatto. Io volevo dire solo una cosa e poi non dico più niente. Che è un giudice a Berlino. Ecco, me l'ero preparata da un sacco di tempo. Grazie. Bella, bella. Posso Bella, stare... originale anche. Grazie, Originale. Originale. Cioè, Però... secondo me è una battuta che non ha fatto A nessuno, Berlino, ma anche in altri, a Mannheim, a Greifswald, Vedi, in un sacco di posti. Raccontaci, raccontaci, Giovanni. Raccontaci un po' che è Allora, successo. no, la situazione in Germania in realtà non è molto diversa da quella italiana, nonostante insomma, i numeri siano sicuramente più confortanti rispetto a quelli italiani e non si noti la progressione esponenziale che c'è qua, forse perché siamo un paio di settimane indietro rispetto all'Italia. Però diciamo, il dibattito è molto simile sia rispetto alla funzione del Parlamento, che risulta, il Parlamento federale, abbastanza isolato, con un ruolo tutto sommato limitato rispetto a quello degli esecutivi, sia rispetto al rapporto tra Stato e Regioni, che in Germania sono Federazione e Länder, perché la gran parte delle misure di contenimento sono state adottate dai Länder e anche a livello immediatamente inferiore dai comuni. E una minima uniformità fino ad adesso era stata più o meno ottenuta e garantita grazie ad accordi informali tra federazioni e Länder, che però appunto sono un po' saltati nelle ultime settimane, perché un accordo su misure di contenimento, nuove misure di contenimento, non è stato più trovato in questa sede che assomiglia, ma non è alla nostra conferenza Stato-Regioni, e quindi insomma i Länder sono andati un po' ciascuno per conto suo e per conto proprio, con misure varie e fantasiose, un po' anche simili a quelle che abbiamo sentito e che sono state adottate in Italia nei giorni scorsi, tra cui Cioè, anche, ad c'hanno anche esempio, loro il loro De Lucken. hanno il De Lucken, il Fontanen, tanti simpatici governatori che hanno adottato misure
che però, a differenza dell'Italia, come diceva Serena, sono finite sotto, diciamo, la tagliola delle corti, dei tribunali amministrativi, che a differenza dei TAR italiani sembrano mordere abbastanza. E infatti abbiamo questa sentenza al Tribunale Amministrativo di Berlino, che è stata ripresa anche molto in Italia, che ha dichiarato l'illegittimità del coprifuoco notturno, o meglio della chiusura dei locali dalle 23 alle 6 di mattina, dichiarandola diciamo sproporzionata rispetto al requisito. In Germania il giudizio di proporzionalità è molto, molto rigoroso, rispetto al requisito della necessarietà, cioè non è necessario limitare l'apertura e quindi delle attività commerciali, in particolar modo dei ristoranti e dei bar, tra le 23 e le 6, perché non è dimostrato. E tra l'altro il Tribunale cita anche ampiamente i dati del Robert Koch Institute, che è sostanzialmente l'equivalente al nostro Istituto Superiore di Sanità, ma che ha un ruolo determinante nella pandemia, perché tutte le misure tendenzialmente restrittive devono avere un riscontro nei dati del Robert Koch Institute. Non è riscontrato, dicevo, che tra le 23 e le 6 il virus aggredisca di più che in altre ore, alle 22, alle 7, eccetera. E quindi questo, nell'AND di Berlino, della città-stato di Berlino, è stato dichiarato illegittimo. E poi altre misure che erano state adottate in altri länder, ad esempio il divieto di pernottamento in länder diversi da quelli di residenza, se si proveniva da una regione in cui l'incidenza dei contagi era superiore alle 35 unità rispetto a 100.000 abitanti. Questa misura, che è molto, diciamo, utilizzata in diversi länder, è stata anch'essa dichiarata sproporzionata rispetto all'obiettivo del contenimento della pandemia da diversi tribunali amministrativi. Quindi vediamo, soprattutto nell'ultimo periodo, molte corti dichiarare illegittime le misure prese dai länder, con uno spiazzamento da parte della federazione che nulla può fare. E infatti abbiamo quel messaggio che è stato molto ripreso dalla stampa anche nostrana, della Merkel dell'altro giorno, che va davanti alle telecamere e dice ai cittadini tedeschi: non uscite di casa. Che però è un po' un messaggio, come dicevo anche a un amico e collega, un messaggio un po' di impotenza, perché la federazione nulla può fare, non ci sono i DPCM della Merkel in Germania. E quindi per forza di cose l'unico rimedio che c'è è quello di fare una comunicazione a reti unificate. Ecco, se posso, Giovanni, farti una domanda appunto meno tecnica, non capendo assolutamente nulla di diritto, quindi adeguandomi alla cultura di Stagnaro in questo senso. C'è chiaramente, intanto, se le iniziative sono appunto anche di cittadini, penso nel caso dei bar e dei ristoranti sarà stata delle associazioni, immagino, quindi se c'è, secondo te, da questo della lobby degli hotel e dei ristoranti, ecco, sì, la forte lobby degli hotel e dei ristoranti. No, quello che mi chiedevo io è una tua opinione, cioè noi in Italia in realtà assistiamo da un lato, che qui è la domanda, più secondo te a un'accettazione passiva da parte dei cittadini e categorie di operatori, e quindi a meno contenzioso perché le persone e le associazioni non fanno ricorso, oppure ci sono i TAR? Io resto convinto, siccome appunto i giudici sono uomini e sono individui, e soprattutto al TAR i giudici sono particolarmente anziani, e la situazione in Italia è chiaramente peggiore di quella della Germania, la gente sa che tanto il giudice si caca, è spaventato e ti boccia qualsiasi cosa perché vuole che tu stai fottuto in casa, tanto lui c'ha lo stipendio e i problemi non se ne pone. Ecco, la mia domanda è: secondo te c'è un funzionamento proprio a livello sociale di maggiore accettazione delle regole, anche in ragione di una pandemia che, come dicevi tu, qui ha un decorso molto più grave ed esponenziale di quello della Germania, e quindi una percezione di maggiore pericolosità,
o ci può essere proprio un problema sistemico, cioè le persone alla fine non fanno i ricorsi perché sanno che tanto alla fine sono un po' più passivi perché il sistema, hanno meno fiducia nel sistema. Come osservatore esterno delle due realtà, capisco che è un'opinione. Sono un osservatore molto esterno anche perché in Germania non manco ormai da un po', però quindi non posso rendermi conto davvero di quale sia la situazione, però non ne farei ovviamente una questione di costumi o di tedeschi che ovviamente sono più rispettosi, gli italiani che lo sono meno, non è ovviamente questo il punto. Sicuramente ci sono tribunali amministrativi che applicano il principio di proporzionalità molto meglio che da noi e direi che la pandemia ha fatto emergere questo aspetto, ecco. Di primo acchito direi questo. In Italia, se noi stiamo un po' a tutte le sentenze dei TAR e Consiglio di Stato degli ultimi mesi, sono tutte adesive rispetto alle scelte dell'amministrazione, che sia l'amministrazione statale o che sia le amministrazioni regionali, tendenzialmente i TAR e il Consiglio di Stato hanno sempre avallato le scelte dell'amministrazione, purtroppo, anche in casi nei quali magari i dati avrebbero supportato e sostenuto una decisione contraria, ecco. Ma Giovanni, scusami, una domanda più intelligente di quella di Amenta. Quando si sentono però non era difficile, cioè voglio dire, non è che tu ora ti stai sentendo, capito? Cioè, perché non era così difficile, non è che era, ecco, vai avanti. Quando si leggono, diciamo, noi, quando noi non giuristi perlomeno leggiamo i resoconti di queste sentenze in Germania o altrove, si ha un po' la sensazione ci siano due piani che non si incrociano mai. Un piano è quello del rispetto formale delle norme e della salvaguardia di alcune libertà, di alcuni diritti, di alcune procedure che sono scritte nei testi delle leggi. Dall'altro lato però c'è il piano sostanziale del contrasto alla pandemia. E quindi, come dire, uno dice, ma che senso ha appigliarsi a cose da azzeccagarbugli che sono, diciamo, perfettamente comprensibili in tempi normali, quando il rischio è che per rispettare il comma tale, lettera tal'altra, poi favoriamo la diffusione del virus e moriamo tutti. Ora, la domanda è, in particolare, è legata al contesto tedesco. Nelle decisioni dei giudici, quanto conta, diciamo così, la realtà sottostante rispetto alla realtà formale delle leggi, nell'arrivare a un risultato e nel decidere, per esempio, che chiudere i bar dalla mezzanotte alle 5 è una restrizione eccessiva e se invece la chiusura fosse dalle 6 alle 11 non lo sarebbe, o magari lo sarebbe, eccetera. Cioè, come si incrociano questi due piani? Perché davvero, quando si leggono i resoconti sui giornali, si ha la sensazione che siano due mondi che non si parlano. Ma sicuramente secondo me c'è un approccio diverso da parte dei giudici, forse anche perché la convinzione di fondo è che non esista e non debba esistere una differenza tra periodo pandemico e periodo non pandemico, situazione pandemica o situazione non pandemica. Le decisioni delle autorità amministrative e anche del legislatore vanno scrutinate e alla luce del principio di proporzionalità sempre, in qualsiasi occasione. Non può esistere un obiettivo come quello della tutela della salute che si impone in qualsiasi circostanza, quindi sicuramente c'è un aspetto di cultura giuridica diversa. Da noi questo aspetto del bilanciamento, che pure è stato oggetto anche di discussioni negli scorsi mesi, nelle pronunce non emerge tanto, cioè l'idea che in questo periodo si debba fare di tutto per garantire la tutela della salute, le questioni, come diceva Carlo, del bilanciamento, della proporzionalità, sono robe da azzeccagarbugli e quindi, insomma, tutto sommato non ci interessano. Se a questo corrisponde diciamo, al strato sociale, come dire, una maggiore accettazione delle misure, cioè sostanzialmente le corti decidono in questo modo perché di fatto
comunque si sa che la gente rispetta gli obblighi di indossare i dispositivi di protezione, quindi non c'è il rischio che vengano interpretate come pronunce di giudici negazionisti, che dire, sì, forse anche che possano essere utilizzate in Italia pronunce di segno diverso come sentenze politiche che aiutano il fronte di Pappalardo, ed sì, può essere che ci sia questo retropensiero dietro. Però anche in Germania non dimentichiamo che ci sono movimenti di opinione che hanno anche manifestato per le strade fortemente negazionisti, quindi il rischio di un rischio di questo tipo c'è anche in Germania. Forse la metterei, ma forse è una deformazione professionale, sul piano della cultura giuridica che non guarda in faccia nessuno e di fronte anche a una pandemia non si rifiuta di fare quei bilanciamenti che fa anche in tempi non pandemici. Ecco, sì, scusami, il tema dell'interpretazione sociale che hai accennato, a mio avviso anche in Italia è marginale nelle decisioni dei giudici o comunque diciamo non in tutte le decisioni dei giudici, è più presente nei DPCM, nelle ordinanze eccetera, dove appunto abbiamo scoperto, come ci ha spiegato Serena, questa nuova formula della raccomandazione che non si che è un po', come dire, per vedere l'effetto che fa. Invece insisto invece sul tema del rapporto dell'individuazione della proporzionalità tra la decisione e le sue conseguenze, perché questo è un aspetto interessante, vuol dire che in quel sistema giuridico gli effetti di una decisione hanno un peso significativo nella decisione stessa. Io penso, salto un po' di palo in frasca, ma il tema concettualmente è lo stesso, un lavoro che abbiamo fatto con Carlo Amenta e con un collega detto l'innominabile, a proposito del commissariamento delle imprese mafiose. E uno dei temi che noi poniamo è proprio che le decisioni dei giudici ignorano i risultati che producono e quindi vengono spesso commissariate o vengono individuati degli amministratori di imprese anziché metterle in vendita o portarle in liquidazione, ignorando il fatto che in questo modo le si mettono su un direttissimo verso il fallimento. Magari poi va bene che falliscono, ma questo è un altro discorso. Ecco, tutto questo per dir cosa? A tuo avviso, questa è una domanda davvero da ignorante giuridico, è un tema, diciamo, la differenza nel peso che si dà alle conseguenze della decisione rispetto alla decisione stessa. Amenta, che ha studiato, direbbe l'endogeneità della... Sì, però non lo dico per non umiliare. Conseguenze della decisione stessa. Non lo dico per non umiliare. Esatto, sì. Esatto. Questo tema, cioè questa diversa importanza che ha la consapevolezza che la decisione non è qualcosa che si colloca nel vuoto, ma qualcosa che si cala nel concreto, dipende dal sistema giuridico, cioè da come sono scritte le norme, come sono organizzate le procedure, o dipende dalla cultura diversa? O da un mix, ecco. Allora, un ulteriore elemento. Alcune di queste decisioni, in particolar modo quella del Tribunale di Berlino, ha avuto un effetto e ha un effetto inter partes, cioè sostanzialmente chi ha fatto ricorso beneficia di questa dichiarazione di illegittimità della decisione della misura amministrativa, e chi non ha fatto ricorso no, quindi non ha effetto erga omnes. Quindi se gli effetti sono limitati, sono quei 10-11 ristoranti e pub che hanno fatto ricorso a godere nuovamente della possibilità di riaprire e non tutti i ristoranti, i pub di Berlino, è chiaro che e però è pure peggio per l'assembramento, perché andranno tutti in quegli 11, questo, esatto. Questo diciamolo. Rischio che paradossalmente può ovviamente anche esserci. Quindi da un lato c'è anche un problema, diciamo, processuale, una differenza processuale riguardante gli effetti delle decisioni. Dall'altro ritorno sulla questione della cultura giuridica, non è tanto quello di come le norme sono scritte. In Germania in questi mesi il dibattito, ripeto, è stato molto spesso simile al nostro. Tante ordinanze diverse che si accavallano
che si moltiplicano, c'è incertezza, i cittadini non sanno quali rispettare, eccetera. C'è un, direi invece una questione di cultura giuridica, per cui se una decisione è presa senza considerare non solo gli effetti, ma gli effetti attesi, ma senza considerare i dati che devono supportare quella determinata decisione, è una decisione che appunto utilizza mezzi magari idonei, ma non necessari rispetto all'obiettivo. Sono scelte che difficilmente in Italia sono immaginabili, e forse per cultura giuridica a questo punto. Non so, sto ragionando ad alta voce con voi, ecco, è una questione che merita sicuramente di essere approfondita e studiata meglio, anche alla luce delle pronunce che verranno nei mesi infatti, prossimi. Secondo me, qualsiasi conclusione possiamo trarre, diciamo, tipo comparativo tra come ci comportiamo noi, le regole che vengono approvate da noi, come reagiamo noi come cittadini o i giudici, francamente, cioè, qualsiasi giudizio anche solo parzialmente definitivo credo che sia prematuro, perché effettivamente anche negli altri stati la situazione è molto molto più complicata magari di come la possiamo intendere noi. Penso per esempio alla Francia, dove c'è stata a settembre una sentenza di un tribunale amministrativo che ha dichiarato sulle mascherine sproporzionata la misura delle mascherine, costituente una vera minaccia, dicono, alla libertà di circolazione, al nostro articolo 16, Stagnaro, che da loro non mi ricordo che articolo sia, non lo so. Però scusami, non puoi cadermi su queste cose. In Germania è l'8. Sì, se interessa in Germania 2 alla terza, in Italia 2 alla quarta, là sarà 2 alla quinta. Quindi 32, in Francia sarà l'articolo 32. Io me ne sto andando. Vai a controllare se non è il 32 nella Costituzione. C'è una logica che questo mondo dovrebbe essere il 32. Comunque, però che cosa dice quella sentenza? Dice sono proporzionate le misure prese a livello territoriale in base al numero dei contagi e alla densità della popolazione. Una cosa così che a primo acchito sembra del tutto ragionevole, penso anche a un secondo livello di ragionamento che dice attenzione, poi qua ognuno, almeno trasportato da noi il discorso, qua ogni regione, ogni sindaco, ogni comune fa come gli pare, non ci si capisce più niente, e iniziano poi le battute sul fatto che ti devi mettere la mascherina quando passi il confine da un comune all'altro. Idem in Germania, ci sono... come la metti effettivamente anche all'estero, non è che la metti benissimo. Penso anche all'esempio inglese, molto spesso portato come riferimento di un esempio di moral suasion, di appoggio al self-restraint individuale. In realtà anche lì le cose sono un po' più complicate, perché ci sono delle norme vigenti che sono state ritenute dal premier delle linee guida, ma così l'ha detto, dopodiché quelle norme stanno lì, la polizia... Scusami Serena, aggiungo proprio sul caso britannico, stamattina il Financial Times faceva un interessantissimo servizio su come i rapporti fra gli stati inglesi, quindi le nazioni inglesi, l'Inghilterra, la Galles, Scozia, si siano proprio di fronte alla pandemia, si sia resa evidente come la devoluzione di Blair sia diventata un gran casino, nel senso che Boris Johnson parla, ma parla da praticamente non da primo ministro del Regno Unito, ma da primo ministro dell'Inghilterra, perché poi quello del Galles fa come gli pare a lui, quindi ha portato proprio alla luce anche problemi che neanche pensavano di avere, proprio per dare un'idea di quello che tu stavi dicendo. Questo sta succedendo appunto dappertutto, quindi senza spirito sciovinista, ma senza nemmeno troppa esterofilia, la giurisprudenza estera va senz'altro guardata come punto di comparazione, ma consapevoli che appunto in realtà le cose sono un po' difficili in tutti i paesi. Forse l'unica cosa che mi sento di dire, su cui vorrei anche l'opinione di Giovanni, sono due cose. La prima, quanto peso avrà, questa è una domanda proprio per Giovanni, quanto peso avrà anche il diverso accesso
alla giustizia. In Germania esiste una modalità di accesso diretto fino al Tribunale Costituzionale, in, diciamo, in via sussidiaria, dopo aver esperito tutti i rimedi possibili, che da noi non esiste. Cioè da noi i DPCM a chi li ritiene illegittimi o passa attraverso il giudice ordinario o non arriva in corte. In altri paesi, compreso in Spagna, dove pure, scusate se apro una parentesi, in Italia è stato riportato la settimana scorsa, due settimane fa, non ricordo, nelle prime pagine una sentenza del Tribunale Amministrativo di Madrid che dichiarava illegittimo il lockdown limitato su Madrid. In realtà la notizia non è proprio così. È vero che lo dichiarava illegittimo, ma non perché fossero sproporzionate le misure, ma semplicemente perché il governo, il Ministero della Salute, non aveva seguito i procedimenti, la procedura che avrebbe dovuto seguire, tanto che il giorno dopo ha seguito la procedura che gli ha detto il giudice e il lockdown si è avverato. Quindi, scusate la parentesi, esistono appunto paesi in cui c'è un accesso più diretto e immediato, da noi questo non esiste, sicuramente costituisce un filtro anche a uno spirito di cittadinanza attiva che è sempre molto basso da noi. Io credo che numericamente, questo lo dico a mera impressione, ma si potrebbe fare un controllo, credo che numericamente i ricorsi da noi siano meno anche rispetto alla Germania. Davanti al tribunale amministrativo intendo o al giudice di pace, forse i ricorsi individuali sì di cittadini, sì, probabilmente sì, c'è più contenzioso tra Stato e Regioni di fronte ai TAR che non rispetto io ho questa impressione può essere devo dire che anche rispetto al Tribunale Costituzionale Federale ci sono state interessanti pronunce negli scorsi mesi. Una ha riguardato la libertà religiosa, il divieto di aprire, di celebrare messe, pur essendo motivato, diciamo, dalla protezione della salute, secondo il Tribunale Costituzionale Federale, è stato applicato in maniera uniforme, anche qua senza effettuare le verifiche capaci di misurare la proporzionalità dell'evento. E anche in quel caso, quindi, diciamo, persino il Tribunale Costituzionale Federale è intervenuto per bacchettare l'ender in generale, anche come i tribunali amministrativi fino a quel momento avevano giudicato sulle misure di contenimento. Quindi certamente c'è un problema di accesso, anche diretto, nell'ambito della giustizia costituzionale, però c'è anche una estrema diversità tra tribunali amministrativi in Germania ed in Italia. Questo mi dà in là per la seconda cosa che ti volevo dire, Giovanni, su cui volevo la tua opinione, cioè opinione secca, e cioè l'altra mia impressione nel caos, diciamo, che sta avvenendo, ma una delle poche parziali sicurezze è che i nostri tribunali amministrativi, lo dicevi te all'inizio, sono molto conservativi, continuano ad essere, hanno sempre avuto questo atteggiamento molto conservativo nei confronti delle decisioni della pubblica amministrazione, della pubblica autorità, ma questo non mi stupisce, a fronte invece di un maggior coraggio, forse per protagonismo, lo dico senza tema, diciamo, dei giudici, soprattutto dei giudici di pace. Famoso è diventato il giudice di pace di Frosinone per aver detto che i CM sono illegittimi. In modo, devo dire, appunto, non possiamo, come diceva Bramieri, paragonare la merda col risotto, quindi, come dire, con tutto il rispetto. Per il giudice. Però, di pace, scusami, Giovanni, ora, per cortesia, abbia un linguaggio consono. Scusi, mi scusi. Non sono politicamente corretto, no. Salutiamo il giudice di pace di Frosinone, comunque. Esatto. Il giudice Paci Frosinone con i tribunali amministrativi tedeschi, diciamo, se noi andiamo a leggerci che la sentenza del giudice Paci Frosinone fa esatto, acqua da tutte le parti. Esatto. Ecco. Quindi diciamo che navighiamo tra due poli che si muovono. Tra la merda e il risotto. Esatto. Poli che sono quelli. Ecco, vabbè, tra la merda e il risotto. Allora, io ringrazio. Ho sbagliato, Serena? No, cioè è giusto, ho detto una cosa giusta. No, volevo anche abbassare un po' il livello.
No, volevo abbassare un po' il livello della puntata, visto che eravate saliti troppo. Quando si parla di diritto, io e Stagnaro facciamo fatica a seguire e puntualizziamo e segniamo come in realtà la Sileoni, come molti giuristi, alla fine della fiera non ha l'esterofilia di quelli che si occupano di economia. Cioè, alla fine i giuristi in fondo amano il loro ordinamento giuridico del loro paese. Questo mi fa piacere, lo dico senza... Non è una questione di amare, è una questione di non avere i parole. Sì. No, ecco, è come fa polemica. Invece io non voglio fare polemica, voglio chiudere e salutare Giovanni Boggero, è stato con noi, e ringraziarlo, ma lo dobbiamo sottoporre anche lui all'ultimo supplizio. No. Alla rima dello chansonnier della Riviera Ligure, del nostro Charles Stagnard. Fantastico. Rima finale. A difendere la libertà ci pensano oggi le corti tedesche, mentre qui sull'articolo 16 calano le saracinesche. Ecco, bellissima. Scusate, sempre per soldi. Bravo, bravo, bravo. Comunque Francia è il 13. Il 13 che porta niente, un numero primo, quindi i francesi vogliono sempre fare, come dire, niente, 32. Le solite teste di cazzo. Ecco, altra querela. Ecco, salutando i francesi, ecco. Giudice di Frosinone, salutiamo tutti, giudice di pace di Frosinone. Ciao a tutti, grazie. Ciao. Viva il risotto, abbasso la merda, l'articolo 16 mai non si perda. Vabbè, bellissima però, anche però questa. Cosa? Me l'aveva tirata, Boggero, dovevo... Grazie. Vabbè, bravo, ciao. Bravo, ciao.